nazionali. Oggi vi portiamo a Neviano degli Arduini. Siamo sull'Appennino Tosco-Emiliano, precisamente in provincia di Parma, ai piedi del Monte Fuso. Abbiamo in collegamento il sindaco Alessandro Garbasi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Eccoci qua, sindaco. Allora, subito, come si arriva lì da voi a Neviano? Da noi si arriva con una mezz'ora di strada dai casali autostradali di Terra di Canossa oppure di Parma, per cui siamo abbastanza raggiungibili velocemente attraverso le vie principali. E questo Monte Fuso di cosa si tratta? Ecco, allora, il Monte Fuso è il nostro principale monumento. Infatti il nostro territorio sorge in mezzo a due grandi valli, che sono la Valle dell'Enza e la Valle del Parma. In mezzo scorrono le valli del Termina, in fondo a chiudere proprio come una quinta architettonica c'è questa dorsale boscosa bellissima, che è un sito di interesse comunitario ed è il Monte Fuso, all'interno del quale ci sono tanti sport nella natura che si possono fare, l'ultimo dei quali è il parapendio, poi ci sono il tiro con l'arco, un'oasi faunistica, ci sono tantissime altre possibilità, l'ippovia e quant'altro. E questo è proprio il nostro centro, che attira tantissime famiglie tutto l'anno. E poi ultimamente è anche stato riconosciuto insieme a tutto il territorio come riserva MAP UNESCO, una delle 14 riserve italiane. Pertanto è un pezzettino di questa grande area, ma veramente un monte dalle caratteristiche veramente infinite, sia storiche che anche nella natura, ovviamente, con tutti i sentieri cali. E quindi è un posto veramente da conoscere se uno non c'è mai stato. Certamente, sindaco, so che domenica 16 ottobre a Campola, mi pare che si dica così, frazione del vostro comune, ci sarà una festa tradizionale che celebra un'eccellenza nazionale della vostra zona, no? Assolutamente, infatti noi siamo immersi nella Food Valley Parmense e oltre al parmigiano reggiano, che è il nostro re anche della nostra economia, insieme anche al prosciutto di Parma, ci sono delle nicchie di biodiversità che sono straordinarie, che hanno consentito poi anche di ottenere questo riconoscimento da parte dell'UNESCO. Uno di questi è il marrone di campo. Il marrone di campo è questa particolare varietà di castagna che è molto più grossa delle castagne normali, è buonissima, e tutti gli anni, da 41 anni, in questa piccola frazione si organizza questa festa popolare che dedica a questo prodotto tutta una serie di eccellenze culinarie, perché lo si può arrostire come... Si può fare anche la marmellata, sindaco? Assolutamente sì, addirittura ci si è spinti fino anche alla birra, piuttosto che ad altri prodotti che fanno parte della tradizione dei ricettari delle signore dei paesi che qui intorno si sviluppano, numerosi. Si possono fare anche le tagliatelle, ricavando della farina, intendo. Assolutamente, sono famosissime ormai dalle nostre parti le tagliatelle di marroni con sugo di noci oppure i funghi, così come anche i gnocchi fatti con la farina di castagne. Ma poi ci sono tutti i dolci e qui ci si può sbizzarrire veramente tanto. Il castagnaccio, sa, sindaco, che è una delle mie ricette preferite. Avrei bisogno di una ricetta originale di chi lo sa fare bene. Mi può aiutare? Allora le faremo avere il ricettario. Ecco, si informi bene dalle nonne del paese per avere una ricetta valida per questo dolce incredibile fatto con una cosa in origine molto povera, cioè la castagna, o meglio questa qualità eccezionale che è il marrone. Grazie al sindaco di Neviano degli Arduini in provincia di Parma, Alessandro Garbasi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, vi aspettiamo. Arrivederci.